Ciao a tutti amici Italian Fishing TV e di Tubertini, siamo a fine marzo e si viene da un periodo invernale veramente tosto. Primi tre mesi dell'anno le uscite in barca si sono ridotte veramente ai minimi termini. Ho fatto dall'inizio dell'anno, penso non sono arrivato a 5 uscite in barca perché il meteo è stato veramente tremendo. Ho venti di mare fortissimi, ho venti di terra fortissimi, diciamo un inverno non piacevole per noi passionisti della barca. Ora c'è un bel po' di giorni filati dove il tempo si è stabilizzato e quindi abbiamo tutti voglia di andare per mare e di andare a pescare. Oggi andremo a fare un tipo di pesca verticale, utilizzeremo degli incicu con un po' ibrido, poi vedremo di cosa si tratta, un sistema un po' ibrido che ci permette di catturare un po' svariate specie di pesci, una pesca abbastanza semplice. Io vi faccio vedere come la pratico, come la esercito. Non è un incicu puro, è un ibrido, però vediamo di cosa ci esce fuori da una giornata come oggi. Diciamo che i pesci insidiati normalmente in questa tecnica qua, pesca verticale con incicu innescato, sono prevalentemente capponi, scorfani rossi, mostelle, De San Pietro, si prende anche qualche cernia, qualche dentice, però diciamo che i pesci prevalenti sono pesci capponi, mostelle, questi pesci si aggancia dei gronghi, delle morene. Diciamo che normalmente in una giornata di pesca si ha qualche allamata importante. Poi, come vi ho sempre detto, le giornate di pesca non sono tutte uguali, sono delle giornate tutte a salita dove non si trova mai il bandolo della matassa e delle giornate che sono più favorevoli. Comunque il bello della pesca è proprio questo. Comunque vediamo oggi cosa esce da questa giornata. Sono da solo con l'operatore perché il mio compagno di pesca stanotte ha preso l'influenza e quindi è rimasto a casa. E lo saluto Antonio, che magari lo rivedrete anche in un altro video. Ora ci mettiamo in navigazione, usciamo dai fossi di Livorno come di consueto e per andare a fare una pesca verticale, un incicu ibrido alla Volti. Ci vediamo dopo! Allora, siamo arrivati sullo spot di pesca, circa 10 miglia, ne ho diversi spot di pesca in queste zone, perché è quello fondamentale in questa tecnica di pesca, avere a disposizione un vasto numero di waypoint, di scogli, trovati negli anni con tantissimo sacrificio. E trovare lo scogliettino isolato nel fango è un valore aggiunto in questa pesca qui, perché lì sicuramente ci sono radunati dei pesci che noi vogliamo insidiare, capponi, mostelle e anche qualche altro pesce come dentici, come San Pietri. Diciamo è una tecnica che si può prendere di tutto. Chiaramente si può agganciare anche dei pesci importanti, cernie e pesci che tirano. L'attrezzatura è abbastanza robusta, però alle volte quei pesci lì hanno la meglio, perché comunque zona rocciosa, zona con fratti, riescano a prendere la via e noi le forziamo, però alle volte riescano a strusciare sullo scoglio e a strappare tutto. Comunque fondamentale in questa pesca è avere a disposizione più scogli possibili da battere. Oggi con l'utilizzo e l'aiuto dei motori elettrici siamo, diciamo, avvantaggiati, perché col motore elettrico riusciamo a fare diversi punti sullo scoglio, perché insediando ad esempio i capponi o le mostelle, che non sono pesci che si spostano di molto sullo scoglio, riusciamo a
battere diverse zone della secca, dello scoglio, della scalumata. Quindi quello ci agevola notevolmente in questa tecnica di pesca. Poi, vi ripeto, vediamo cosa esce fuori dalla giornata. Intanto abbiamo preso una giornata di sole, di mare calmo e temperatura veramente ottimale. Tant'è che io comincio a spogliarmi perché dopo la navigazione la temperatura è veramente piacevole. Accendiamo il telecomando del Minn Kota e accendiamo anche il Minn Kota. È una pesca che si fa ancorati, però si può esercitare anche a scarroccio, soprattutto una giornata come oggi si può anche effettuare lo scarroccio, perché è uno scarroccio veramente lento, mi sembra a colpo d'occhio che non ci sia neanche corrente, quindi anche uno scarroccio oggi può essere vantaggioso per effettuare magari una cattura in più. È una tecnica che si effettua a qualsiasi tipo di profondità, vuol dire dai 20 metri anche a oltre 100 metri, cioè io la utilizzo anche quando vado a fondale 150-200 metri, lì chiaramente utilizzo sulla canna un mulinello elettrico di piccole dimensioni quando si parla di quelle profondità. Sempre con lo stesso sistema, sempre la solita lenza, sempre il solito artificiale, anche per gli occhioni è una tecnica micidiale. Ecco, sugli occhioni si fa proprio una differenza di taglia pescando con l'incicu e col bracciolino che dopo vedremo che ho collocato sopra a circa mezzo metro dall'incicu. Ora ci metteremo su uno scoglio che ho, storico, in mezzo al nulla, in mezzo al fango. Normalmente ci prendo due capponi, due scorfani rossi. Ecco, il consiglio che vi do è non fossilizzarvi, non prendere tanti pesci sullo stesso scoglio, ecco, osservateveli, magari prendete due capponi su uno scoglio e poi andate a cercare di prendere un altro pesce su un altro scoglio, proprio per osservarveli, ecco, è piacevole anche averci un punto dove sei sicuro che se vuoi prendere uno o due capponi e mangiarteli, lì vai e le prendi. Ecco, se ce ne levi 7 o 8 su uno scoglio, magari rischi che la volta dopo tu non ci trovi, tu non le prenda. Ecco, vedete, siamo quasi vicino a tutti i waypoint, qui zoom per vedere proprio lo scalino. Oggi le tecnologie ci danno una mano, una notevole mano, e a volte non bastano, a volte non bastano perché ci sono giornate che i pesci non ne vogliono di mangiare, e ci sono delle giornate, come spesso accade, dove per vari fattori climatici e situazioni particolari i pesci mangiano. Ora io, vedete, mi metto su questo scogliettino qui, mi voglio posizionare, mi posiziono proprio, vedete, su questo punto qui. Ora butto giù il Minn Kota e metto la funzione ancora. Ora calo giù il Minn Kota e metto col telecomando la funzione ancora, e poi ci sposteremo eventualmente sullo scoglio di poco. Vedete, pigiato la funzione ancora e il motore elettrico ci tiene perfettamente in questa posizione. Poi potrò spostarmi anche di qualche metro, di 5, 6, 7 metri per provare nuove zone. Tanto proviamo questa e speriamo che sia indovinata. Queste sono borse comodissime per la barca, sono le offshore, ce n'è tre misure, la piccola, la media e poi ce n'è una più grande. Comodissime perché, ricordo, le cerniere, i cursori sono in ABS, quindi praticamente totalmente inattaccabili dalla salsedine, non fanno ossido. Poi sono borse in EVA che preservano dall'umidità e dall'acqua ciò che mettiamo al suo interno. È una pesca semplice, amici, cioè l'importante è avere a disposizione diversi scogli. Vedete, questa è la lenza che dopo la vedremo nei dettagli, e questi sono gli artificiali, che ne ho un po' di tutti i tipi, dopo le vedremo nei particolari, però fondamentale è avere gli scogli a disposizione, più scogli possibili, e quello si ottiene con tanta benzina consumata, tanta,
tanto mare, tanta navigazione, e poi chiaramente dobbiamo anche preservarli, questi scogli, preservarli da altri pescatori, perché comunque uno scoglio si trova con tanto sacrificio, e quindi dobbiamo mantenercelo nel tempo. Vedete, tra poco dopo analizzeremo anche tutti i prodotti. Tanto ci mettiamo in pesca e vediamo di catturare qualcosa. Leviamo ora le foderine a tutte le canne, ne ho due col mulinello fisso e due col mulinello rotante. Ecco, è una tecnica di pesca che non ha bisogno di orari particolari, alzarsi presto la mattina. È una tecnica di pesca dove le catture si effettuano durante tutto l'arco della giornata e in tutto l'arco dell'anno. Quindi è conveniente averci a bordo una cannetta, un mulinello e gli artificiali in cicu per poterla esercitare veramente in qualsiasi occasione, anche quando andiamo a fare altri tipi di pesca. Ad esempio, quando andiamo a bollentino, una cannetta da in cicu a bordo è sempre, diciamo, è sempre buono tenerla, perché ci può risolvere la giornata, ci può far prendere quel pesce particolare. Come vi ho detto, io faccio un ibrido, non è un incico puro, quindi utilizzerò delle striscettine di calamaro che collocherò sugli ami, striscettine e teste di calamari. Dopo vediamo gli inneschi nei dettagli, perché da solo, diciamo, dovremmo fare una pesca molto frenetica di recupero continuo, abbassare e rialzare, mentre con questo sistema di utilizzando anche l'esca, a quel punto diventa molto più catturante anche con dei movimenti lenti. Vedete, apro il calamaretto C4, C5 Patagonia, levo le due alette sopra, lo spello perché così rimane bianco e quindi colore che attira ancora di più, e poi lo realizzo delle strisce per tutta la lunghezza del mantello, strisce larghe un centimetro e mezzo. Vedete, questo è il Kirko Jig. Io normalmente lo aggancio con una girella e moschettone nella parte, diciamo, più affusolata. Le piombature ce n'è diverse, da 120 a 250 grammi, in questo caso c'è pochissima corrente, sono fermo, parto con un 170 grammi. Vedete, l'innesco è questo, punto 2 o 3 strisce su un amo. I Kirko Jig sono dotati di due ami, due assist, e uno ci colloco la testa del calamaro privandolo dei tentacoli. Vedete, in questo caso tolgo i tentacoli e appunto la testa con tutte le interiore che fanno dal richiamo. Ecco qua, ecco il nostro innesco. Vedete, potere attirante dell'artificiale, del polpetto fosforescente e dell'esca collocata. Ecco, e diciamo, parlando di attirante, il Kirko Jig è chiaramente piombo, e noi battendolo sul fondo, alzandolo, riabbassandolo, facendolo, diciamo, battere sul fondo, crea rumore, crea attrazione per i pesci. Un cappone, una mostella che è lì nel giro, no, a 20 metri, perché non sono pesci che si spostano di molto, si spostano però di 3, 4, 5 metri e sentono il rumore e vengono attirati verso il rumore. Poi vedono tutto il discorso fosforescente, chiaramente l'esca, e quindi la cattura, diciamo, viene abbastanza in maniera facile. Poi vedete, io colloco anche sopra un bracciolino con un amo dell'1.0 con un polpetto di silicone fosforescente, anche questo. E qui spesso mi è capitato di prenderci il San Pietro e di prenderci la tanuta, il praio, il dentice, cioè ci rimane, diciamo, un po' tutto anche questo.
come vi avevo detto all'inizio, è una pesca ibrida, non è un incicco vero e proprio. E qui ora ci vado a mettere una testa sempre privata dei tentacoli, innescata penzoloni, puntata qui nella testa. Anche qui ci può andare le strisce di calamaro, vedete, questa è la lenza, incicu e bracciolino sopra col polpetto. Ora si fissa alla canna per mezzo di una girella. Ecco, ciò che vi consiglio è di utilizzare prodotti buoni, prodotti di qualità, perché in questa pesca non si sa mai cosa si aggancia. Questa ad esempio è una girella TB120, TB121 SS, una girella che è 170 libbre, di filo poi vedremo, i diametri vedremo tutto. Queste sono le ultime canne per fare questo tipo di pesca che abbiamo prodotto, che dopo vedremo nei dettagli. Ora mettiamoci in pesca e guardiamo se si effettua subito una cattura. Frizione io la tengo piuttosto stretta, perché anche se si tratta di cannine fini, sembrano innocue, hanno una potenza mostruosa queste Brutal Peach, perché sono piene, sono praticamente in carbonio pieno, non tubolare, e quindi qui si ha una potenza infinita. No, c'è un po' di corrente c'è, ora vediamo se aumentare anche il peso del nostro artificiale. Qui siamo intorno a 60 metri, quindi vediamo ora se riusciamo a stare sullo scoglio con l'angolo che si crea durante la discesa, altrimenti ci spostiamo di qualche metro in avanti col Minn Kota per pescare proprio nel punto ben preciso. Ho visto subito una toccata, ma queste sono sicuramente delle tanute presenti in zona, tanutelle, poi nel mezzo c'è anche qualche tanuta un po' più bella, sbriciolando le striscine di calamaro. Ora che sta inquadrando hanno smesso, no, rieccole, vedete le toccate. Alle volte da delle toccatine così magari parte la canna con dentice, con acernia, perché il cappone mangia da fermo, il cappone dobbiamo alzarlo leggermente e lo sentiamo proprio appeso, ecco. Quando lo sentiamo appeso lo lasciamo mangiare un pochino di più e poi lo ferriamo. Però veramente dallo 0 a 0 spesso parte la canna così con pesce, con predatore, con acernia, con dentice, con San Pietro. Ecco, l'amo che ho collocato sopra, circa mezzo metro sopra l'incicu, serve anche come ulteriore richiamo, perché richiama chiaramente dei pesciotti, oltre a catturarci anche qualcosa spesso, ma serve anche per attirare magari un cappone, una mostella o un predatore, perché comunque ci si radunano diversi pescetti intorno a quel boccone sollevato. No, invece è rimasto sull'amo di sotto, vedete? La tanutella. Via, ci hanno spolverato tutto, vedete quanto son fameliche. Qui c'è un amo del 2-0, 3-0. La tanutella sarà un 1,5, che chiaramente ridiamola via, Siamo qui a cercare di prendere dei pesci più importanti della tanutella. Abbiamo preso un pescetto ora, deve essere un'altra tanutella. Sono molto sensibili queste cannette, le Brutal Peach, sia la versione che sto utilizzando ora, quella da mulinello fisso, sia la versione da rotante. Si ha una sensibilità veramente in vetta, si vede qualsiasi minima tocca, però si può contare, ripeto, su degli attrezzi potentissimi. Vedete, una tanutella sempre di modeste dimensioni, quindi rilasciamo.
Adesso ci spostiamo di qualche metro, prendiamo il telecomando, disattiviamo la funzione ancora, mettiamo la funzione navigazione e ci spostiamo di qualche metro. Qui è importante anche averci inserita la traccia sul GPS e l'ecoscandaglio acceso, in maniera da poter vedere di quanto ci spostiamo e di dove andiamo, proprio per riuscire a ispezionare meglio lo spot, il fondale. Ripeto, capponi è una pesca principalmente mirata alla cattura dei capponi. Il cappone sta in una zona ben precisa, basta spostarsi a volte anche di 7-8 metri e si ha un risultato subito diverso. Vedete, ora mi sono spostato, siamo passati da 60 metri a 61,5. E oggi queste tecnologie vanno sfruttate, ragazzi, la tecnologia dell'ecoscandaglio, del GPS, dei motori elettrici. Dobbiamo essere chirurgici per prendere dei pesci. Amici, bilancio della prima ora di pesca, ora e un quarto. Cappotto, 3 o 4 tanutelle che ci hanno disintegrato le esche, c'è un capannone di tanutelle qua sotto su questo scoglio. Allora opto per spostarmi, andare su un'altra zona e vedere se stiamo più in pesca, perché qui ci hanno veramente tritato calamari. Si è già finito un chilo di calamari su questo spot. Ci spostiamo e andiamo a vedere dall'altra parte. Noi non molliamo di un millimetro oggi. Dobbiamo prendere i capponi, accendiamo il motore. Siamo proprio a pochi metri dallo scoglio, butto giù prima il Minkota, così appena sono nel punto che reputo buono, metto la funzione ancora, chiaramente col motore elettrico abbassato dobbiamo andare a 2 nodi, 3 nodi massimo. Il fondo incomincia, vedete, a marcare lo scoglio, qui ho tutti i waypoint. Qui è una zona da capponi, ci ho preso delle belle trascine grosse, trascine drago, e ora mi posiziono proprio nel punto che io reputo buono, tenendo conto anche che c'è corrente di sud oggi, quindi l'anticipo leggermente verso sud. Qui, ragazzi, sta parlando veramente di metri, D'altronde Livorno è una zona molto molto sfruttata, quindi prendere pesci in queste zone bisogna attuare tutta una serie di sistemi per essere perfetti. Un cappone ce lo possiamo trovare. Spengiamo il motore e ci rimettiamo in pesca. Anche qui c'è una presenza di tanute, d'altronde sugli scogli ci sono, e capponi e mostelle stanno proprio sugli scogli, quindi dobbiamo batterci con questi pesci famelici. Chiaramente la toccata di un pesce grosso è diversa, qui ci trema tutta la vetta, tra l'altro le brutal pitch sono veramente delle canne sensibilissime, perché si avverte tutto, dallo scalino del fondo anche di pochissimi centimetri alla toccatina del pesce disturbatore come queste tanute. Qui c'è anche più corrente, c'è molta più corrente. Questa corrente qui non aiuta, diciamo, la pesca a capponi, ai pesci, diciamo, che stanno più fermi sul fondo. Perché comunque magari è una corrente che sicuramente ci sarà anche nei pressi del fondo, quindi loro tendono a ripararsi un po', diciamo, dentro le rocce, nelle tane, e quindi oggi è una giornata in salita, però vediamo come va, Poi le giornate a volte si risolvono tirando fuori il coniglio bianco dal cilindro.
La pesca è bella per questa, ragazzi. Eccolo. Abbiamo visto una toccata un po' meglio, dovrebbe trattarsi di lui, eh? È lui. È il cappone. Visto proprio che ci si era appoggiato. Vediamo, perché a volte anche le morene traggono un inganno, eh? Morenotte traggono un inganno. Ma perché non lo sento testonare. Ma però secondo me è lui. È il cappone. Sì, dovrebbe essere lui. Ho dei dubbi perché c'è un correntone. È la speranza che sia. È lui. È lui, ragazzi, amici Italian Fishing TV. È lui. Pesce più buono da mangiare per me, eh? Guardate un po'. Guadino. Eccolo. Ci ha fatto patire, però abbiamo cambiato spot e l'abbiamo subito fulminato, eh? Guardate che bellezza. Bellezza, insomma. Diciamo è un pesce brutto, dai. Pesce brutto, però è brutto, ma è buonissimo da mangiare. Il cappone è veramente una cosa eccellente. Fulminato in tutti e due gli ami, eh? Vedete com'è la pesca? Cioè, siamo stati un'ora e un quarto su uno scoglio. Le ho provate di tutte, mi sono spostato col motore elettrico, tutta l'esperienza che ci poteva avere. Poi ti sposti di 0,7, 0,70 di miglio su un altro scoglio. Prima cala, cappone. Ora lo mettiamo nel ghiaccio. Anzi, l'operatore ci può fare dei primi piani, perché è sofferto. Lo mettiamo qui accanto all'incicu, tanto il cappone non è rinomato per salti di 2 metri, quindi non dovremo perderlo. Questo però l'operatore l'ha fatto e le riprese, ora lo vado a mettere subito nel ghiaccio, venite con me, perché ghiaccio estate e inverno è importante avercelo sempre. Vedete, c'ho la mia bella ghiacciaia, lo adagio dentro, un po' di ghiaccio a scaglie sopra e via, perché il pesce va sempre mantenuto nella maniera ottimale. Lo lanciamo più verso prua per fargli fare tutta la passata. Dobbiamo alzare, riabbassare con la canna, alzare, riabbassare. Dobbiamo come vederli, ecco i pesci, ta 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 ta. Può fermarsi, far battere l'artificiale sul fondo in modo da attirarli, e poi quando si vede la toccata chiaramente si alza leggermente. Quando si vede il cimino che piega in questo modo, perché lui è appeso, dobbiamo ferrare decisamente. Poi è un pesce che non tira, ecco, fa solo attrito. Eccolo! Preso un altro pesce. Ah, che te canine, vedi? È brutta, il piccio sono micidiali, eh! E mi sembra un cappone anche questo. Dal nulla, ragazzi, 2 cale, eh? Cioè, bisognava tenere accesa la telecamera. 2 cale, 2 capponi. 1 ora e 15, solo tanutelle nell'altra parte. E è così, la pesca è così, c'è niente da fare. Mai mollare, perché se ci fossilizziamo in una zona, siamo, diciamo, apatici, si finisce per morirci in quella zona. Invece zona nuova, cappone nuovo, guardate un po', questo ha mangiato la mino sopra, vedete? Che rende anche l'ametto, ma ci si prende, spesso ci si prende tanti pesci, sia con l'incicu che con l'ametto sopra, eh? Altro cappone. Dai ragazzi, piano piano, eh? Andiamo a mettere anche questo nel ghiaccio. Un po' di ghiaccio e anche lui è sistemato.
Eccolo. Anche di qua colpito qualcosa. Anche di qua colpito. Questa è la Brutal Pitch da 200 e l'altra che avete visto è la 160 grammi. Sono le due potenze che fanno. Cioè, qui pare di essere alle Maldive rispetto all'altro scoglio. Questo è anche più bello. Questo è anche il cappone un po' più bello. Eccolo che viene il cappone. Questo comincia a essere un capponcino discreto. Lo guadagniamo, anche se si potrebbe tirare su di peso, ma perde un cappone lì. Oh, un po' più grosso degli altri, ma non è la taglia della XXL che piace a me. Capponi da 1,5 kg, 2 kg, non ce ne sono molti, da 1,5 kg, 2 kg. Stiamo sempre attenti a maneggiarli. Questo è peso con un amo solo. Ora all'amo dentro, vediamo se riusciamo a toglierlo, se no prendo, era quello che avevo sbagliato prima, prendo lo slamatore a pinza per non rischiare. Siamo su uno spot nuovo, ora ho visto una toccata, vedete? Però sembra. Cosa sembra? Sembra noi si ferra, eh? E l'abbiamo colpito. Questo è uno spot nuovo. Abbiamo preso 3 capponi su quell'altro scoglio e siamo venuti su un altro scoglio che ho, perché come vi ho detto non mi piace finire gli scogli. Lo stiamo recuperando. Sembrerebbe il cappone anche questo, però alle volte le morene ci traggono un inganno, perché non tirano, vengano su a peso morto, danno qualche testonata giù e possano trarre un inganno. Ora si è mosso, poi c'è corrente, però mi sembra un cappone. E infatti eccolo, e qui aumenta la taglia, ragazzi, qui sta aumentando la taglia. Qui sta aumentando la taglia. Micidiali, Kirko Jig, ragazzi. Micidiali, sì. Ci vuole anche la conoscenza degli scogli, Quello è fondamentale. Però anche l'attrezzatura fa la sua parte, Altro cappone. Oh, mi piacciono in una maniera a me i capponi. Per chi non lo sapesse, vanno maneggiati con cura, Perché questi hanno le spine ovunque, belli ma pericolosi. Qui ora utilizzo un rotantino che stiamo mettendo a punto con Tubertini, un rotantino dedicato proprio alle pesche in verticale. Questo è uno dei prototipi, poi sceglieremo quello che secondo noi sarà il migliore, quello più valido per fare questi tipi di pesche, perché vorrei sottolineare che noi da Tubertini prima le proviamo i prodotti in pesca, perché un conto è vederli in ufficio, vederli in azienda, in pesca poi è il test principale per dire se un prodotto sì va bene, no non va bene, c'è da modificarlo. Ora inneschiamo questo, vado a prendere 2 calamari perché li abbiamo finiti. Si lancia anche col rotantino. Veramente ci vuole un pochino più di praticità, però il lancio si fa benissimo anche con il rotante. E ora diamo la possibilità anche alla Brutal Pitch da rotante, in questo caso è la 200 grammi. Ripeto, entrambe fanno 160 e 200 grammi. Solo una questione, la 200 è più rigida e la 160 è un pochino più morbida. Però a livello di potenza sono tutte e due veramente
impressionanti. Come vedete non ci sono coordinate alcuna, perché questi sono scogli trovati negli anni con tantissimo sacrificio, e quindi diciamo metterli in bella vista alla portata di tutti non mi sembra il caso. Sta dando un pesce, lo sto lasciando mangiare, lo sento, lo alzo e l'avverto sulla vetta. Vedete, sì. Tanto comunque una volta che ha preso l'esca in bocca, non so se è un cappone o una morena, comunque ora si vede, eh? Boh, è pesce, eh? Mi sa che è più amorenato questo qui. Sì, un altro spot, pesce grosso, ma mi sa più di murena questo lì, eh? Perché si prendono anche le murene. È un altro posto, vedete, con rosantino. Io normalmente uso recuperare con la canna sotto il braccio e pompare il pesce. E mi sa che è un bel murenone. Poi a volte c'è delle sorprese, eh? Bello pesante, cappone non mi sembra, anche perché dovrebbe essere un cappone veramente over, eh? Il che non guasterebbe. Sta andando un corrente, oggi ragazzi c'è una corrente fortissima, infatti è una murena, eccola là, in corrente. Una doppia, bollaggio, sciarrano sopra e la murena sull'amo di sotto, che ora ci taglia anche il bracciolo. Ora la murena tanto non la teniamo, quindi guardiamo di slamarla con lo slamatore a pinza, a pistola. Appena vediamo l'amo, prima che ci tagli il bracciolo, e non c'è stato la possibilità perché ci ha tagliato il cordino dell'incirco. A rifare gli assist a casa è semplicissimo, leviamo il ring e rifacciamo l'assist con i due ami. Sciarrano lo ributtiamo via, lo sciarrano lo rilasciamo, però io gli faccio un forellino per fargli levare l'aria e gliela strizzo, forellino che non pregiudica diciamo la vitalità, e poi lo rilascio, altrimenti non tornerebbe giù perché gli si è gonfiato la vescica natatoria. Allora io andrei a provare un altro scoglio 3-4 miglia da qui, andiamo a vedere se ci rende qualcosa anche per lo scoglio lì. Comunque qua abbiamo cappone superiore al chilo, amici. Spot nuovo, prima cala, super cappone. E questo comincia a essere un pesce di rilievo, eh. Mamma mia, messo un buon, ragazzi. Io ho già la collina in bocca. Faccio fare la maionese in casa a Nicola, mio figlio, e fra un paio di giorni, perché il cappone deve frullare un paio di giorni nel frigo per mangiarlo veramente nella maniera giusta, se no rimane un po' stopposetto. Ora lo slamiamo, vedete, ha mangiato sull'incicu, non c'era più niente, vedete? No, c'era una murena sull'incicu, ma ha tagliato una murena, guardate, c'erano due pesci, la murena sull'incicu e il cappone sul bracciolino sopra. Ora prendiamo le pinze, lo slamatore a pistola
e lo slamiamo. Comunque dai, corta. Partita molto molto in salita la giornata, ma si sta volgendo al meglio. Proprio perché nella pesca, vi dico sempre, bisogna stare a insistere, provare, è fatta l'esperienza, di prove la pesca e di attrezzatura, valida, perché attrezzatura valida fa sempre la sua parte, ricordatelo. Queste cose, amici Italian Fishing TV, fino a qualche anno fa erano impensabili. Chiaramente il discorso del motore elettrico ci agevola veramente di molto. Si riesce a fare quello che vogliamo fare con la testa, con questi oggetti. Chiaramente poi tutto fa parte dell'esito di una pescata. La barca, in questo caso tu con i 250, imbattibile. Per fare la pesca a bollentino, per fare pesche a traina, è un oggetto veramente studiato nei minimi particolari. La strumentazione, vedete qui ora io sul Garmin ho attivato il Quick Draw, dove mi ridisegna praticamente tutte le linee delle batimetriche. Quindi una zona dove io vado riesco a capire perfettamente dove scaluma, dove è più fondo, dove le batimetriche sono più attaccate. Mi ridisegna perfettamente tutte le linee delle batimetriche. Ora andiamo a vedere qua su un altro scogliettino qui vicino, ci vado col motore elettrico. C'è un po' di corrente anche qui, un bel po', quindi calcolo di mettermi leggermente sotto per fare andare le lenze. Diciamo, pesco sulla scalumata, sul versante a corrente, perché se pescassi dall'altra parte manderebbero dietro la scalumata e rischierei di incagliare diverse volte. Ecco, mi metto su questo versante qua e provo. Vi siamo scesi di 4 metri, siamo a 84 metri, 5 metri. Vediamo se qui si riesce a prendere un altro cappone. Qui ragazzi ora si è intanato, o è una murena che è entrata dentro una tana o è una cernia. Ce l'ho attaccata, si muove ma non riesco a levarla. Ecco, l'ho levata ora l'ho levata. L'ho levata, speriamo che non sia una murena, che sia un cappone. Era incagliato proprio sulla pettata della scalumata. Siamo su una zona qui che c'è un costone, non riesco a capire cos'è perché non si sta muovendo, che si spera sempre che non sia una murena ma sia un cappone. Era incagliato, l'ho visto, la toccata, l'avevo ferrato, potrebbe essere anche un cappone, perché sul fondo me la guardate, due testonate, però dove vengono su così a peso morto, se ha mai la certezza è meglio non esporsi. Poi se si vede rosa si gode, se si vede marrone meno. È rosa ragazzi, e si gode amici, e godiamo un super bel capponcione che te lo tiriamo su di peso, Ho mangiato tutte e due, e ho mangiato sul Kirko Jig. Guardate che bel pesce, ma come mi piacciono, no ragazzi, guardate belli, guardate bella ora. Questo l'abbiamo raccattato sul fondo col Kirko Jig, vedete è una rete vecchissima. Abbiamo tolto un pezzo, chissà quanta ce n'era. Ecco, quando incagliamo qui con l'incicu è dura, però oggi ce l'abbiamo strappata, ce l'abbiamo fatta, questo pezzetto poi lo portiamo a casa e lo buttiamo nell'immondizia. Ecco, siamo giunti al termine della pescata di oggi e a me mi piace anche pulirmi le mie barche, in questo caso il mio Tuccoli 250 VM.
lo tengo come le cose sante, messo lì a Livorno. Capito? Sono innamorato di questa barca. Poi in terra chiaramente gli do l'ulteriore sciacquata con l'acqua dolce, perché il sale è il primo nemico delle barche, ricordatevelo, chi ha la barca lo sa, che la barca è come una fidanzata, è una cosa di divertimento, di passione, di simbiosi col pescatore. Cioè, la barca è qualcosa veramente di particolare per un pescatore che ama il mare, che ama la pesca e che ama uno sport come questo all'aria aperta. E la barca è il mezzo, deve essere tutt'uno col pescatore. Mettiamo a posto tutta la roba da levare, stracci, buste, bustine, e che non voli nulla, e plastica, tutto dentro una busta, e ci portiamo verso terra perché qui c'è un po' di vento, buttiamo via le esche, le ultime esche avanzate, vedete, vediamo ai pesci, stacchiamo il mincota, abbassiamo il retino, navighiamo verso terra dove vi darò le spiegazioni della giornata. Via, ho già messo il punto, vediamo col pilota automatico, non siamo andati in planata con questo meraviglioso mezzo che è il Tuccoli 250 WM. Eccoci amici, ora in una zona ridossata dal vento dove vi potrò dare tutte le indicazioni del caso e spiegarvi come ho pescato oggi. Avete visto le due canne che si differenziano principalmente per il colore e per le montature, chiaramente. La canna arancione, la Brutal Peach arancione, è realizzata per l'uso dei rotanti, e la Brutal Peach color giallo flow è per i mulinelli a bobina fissa. Sulla Brutal Peach, diciamo gialla, ho abbinato questo mulinello che è l'Happy Power Yellow, è un mulinello molto potente. E mentre sulla Brutal Peach Orange, per pescarci con rotante, ho montato questo rotantino che ho sperimentato oggi in altre occasioni e che poi andremo a produrre come azienda Tubertini. La canna da rotante è montata con anelli sistema ACID, vedete, anelli che si piegano, quattro anelli verso la cima, in modo da non far mai strusciare il filo, e in questo caso il Dyneema, sul fusto della canna. Ormai questo è un montaggio conosciuto dalla gran parte dei pescatori. E mentre sulla versione da mulinello fisso, vedete, gli anelli sono maggiorati verso il mulinello per far scorrere meglio il filo, e poi vanno a diminuire verso la vetta. Entrambi i modelli sono in carbonio pieno, solid, cioè potentissime. Su tutti e due i modelli vi è l'innesto del fusto sul manico, quindi per il trasporto, e non incide sulla potenza della canna, perché, ripeto, si parla di materiali pieni e non tubolari. Quindi qui si ha un attrezzo molto leggero, potentissimo e sensibile soprattutto nella vetta, quando si deve avvertire anche le toccate più lievi dei pescetti, o avvertire la toccata ad esempio di un cappone che si è in quel momento attaccato al nostro artificiale. Entrambi i modelli abbinano anelli in carburo di silicio, quindi ideali per utilizzare i trecciati, i Dyneema. Aiutano chiaramente la scorrevolezza del nostro filato. Per ogni modello si sono fatte due versioni, la 160 grammi e la 200 grammi. Secondo noi sono le grammature ideali per affrontare qualsiasi tipo di pesca. Oggi l'avete viste in pesca con una tecnica che utilizzo da molti anni io, che è quella ibrida con l'inciku, il bracciolino sopra, sempre comunque innescando delle esche naturali che possono essere strisce di calamaro, strisce di seppia, zampe di polpo, gamberi e sardine. Diciamo, si può utilizzare un po' tutte le esche, ma sono canne
destinate anche a un incicu puro, un incicu dove si pesca senza esca, oppure in quelle pesche verticali dove si utilizzano quei calamari di silicone o le seppie di silicone, possono essere anche impiegate per utilizzo di esche morte come il calamaro morto, la seppia morta. Diciamo che si tratta di attrezzi leggeri ma potentissimi. Diciamo vedano l'impiego un po' in diverse tecniche di pesca, soprattutto nelle tecniche verticali. Sono entrambi modelli curati nei minimi particolari, sia per quanto riguarda la placca, il leva, l'ingrossamento ad esempio del manico nei punti di, diciamo, dove dobbiamo far pressione. Quella chiaramente con rotante ha anche il sistema per poter collocare le dita e avere maggiore aderenza durante il combattimento di un pesce, mentre quella chiaramente col mulinello fisso no. Sono attrezzi molto ben curati, ma hanno un rapporto qualità-prezzo veramente incredibile. Io difficilmente parlo di prezzi, però per dare un'indicazione, in questo caso sono canne che superano di poco i 100 euro al pubblico. Quindi si parla di attrezzi alla portata di qualsiasi pescatore, calcolando che si tratta, ripeto per l'ennesima volta, di prodotti molto molto potenti, dove diciamo difficilmente si potranno avere delle rotture, perché essendo pieno il fusto difficilmente si possano rompere. Comunque, per, ve l'ho detto già diverse volte, entrate in un negozio che tratta il marchio Tubertini, prendete in mano l'attrezzo e verificate di persona quello che io vi sto descrivendo adesso. Quella è, diciamo, la soluzione migliore per capire l'attrezzo e vedere se questo tipo di attrezzo è idoneo alle vostre esigenze di pescatori. La lenza, amici, l'avete già vista un po' in pesca, ma io ora ve la descrivo. Vedete l'artificiale Kirko Jig, che io, come vi avevo già annunciato prima, lo colloco alla girellina nella parte più sottile, nella parte più fine, in modo che questo sul fondo lavori in questo modo qui. Quando io lo alzo, riva giù così, e sì. E questo ho visto che è il sistema migliore per ridurre gli incagli e è il sistema migliore anche come potere attirante. La girellina TB101SS, oppure abbiamo anche questa, sempre in acciaio, col cuscinetto. Poi, mezzo metro sopra, faccio il bracciolino fissato circa 20 cm di lunghezza, fissato per mezzo di una girella TB6001. In questo caso ho utilizzato la 4x5. E poi 40 cm sopra colloco una girella TB120SS. Quindi 40-50 cm dal Kirko Jig, il bracciolino con questo polpettino che innesco normalmente con due striscioline di calamaro o con una testina di calamaro C4-C5. Vedete, la lenza è piuttosto semplice. Ripeto che non mi vogliano male i puristi dell'incicu. Questo è un incicu ibrido, l'ho detto sin dall'inizio, è un incicu dove è previsto un bracciolino sopra, l'innesco dell'incicu, però rende, a me ha sempre reso, con tutti i pesci, soprattutto con i capponi, che io ci vado matto da mangiarli, e quindi mi sono, diciamo, inventato questa pesca ibrida, che non è un incicu puro, lo ripeto per non offendere, diciamo, quelli che fanno incicu puro. Il diametro del fluorocarbo è uno 0,50 e l'ho realizzato con il nuovo fluorocarbon Flox, bobine da 60 metri e fa anche dei diametri più sottili, ma in questo caso, diciamo, uno 0,50 è quello che ci necessita, perché si aggancia veramente di tutto in questo tipo di pesca, e quindi un diametro sostenuto di finale ci permette di poter vincere dei pesci anche importanti. Questo è il Nimax, è il Dynimax che ho utilizzato nel mulinello. Ho impiegato sia il Nimax sia il Viral. Sul mulinello rotante avevo il Viral e sui mulinelli a bobina fissa, sugli Happy Power, ho bobinato il Nimax. Il Nimax è un Dynimax a 8 capi, quindi un Dynimax di ultima generazione, però molto morbido, anche utilizzando dei diametri sostenuti. Io oggi nel mulinello ho imbobinato uno 0,23, cioè che è un Dynimax
robusto, ma qui occorre avere un Dyneema robusto perché comunque agganciamo il fondo, dobbiamo togliere un artificiale dal fondo, abbiamo tirato su un pezzetto di rete, agganciamo dei pesci grossi, quindi non ha senso in questo tipo di pesca utilizzare dei Dyneema troppo sottili. Abbiamo delle canne che possiamo tirare veramente un tonno e allora è inutile pescare con dei Dyneema del 16, del 14 o del 18. Si va direttamente su quelli strong, 22, 24, 25 di diametro. Il Nimax è poi oltretutto è un Dyneema molto morbido che si imbobina e si sbobina perfettamente. È un'altissima tenuta sul nodo, sia che se realizzi il nodo con l'avvolgitore, sia quelli di congiunzione, l'Albright o altri nodi simili per congiungere il Dyneema al fluorocarbo. Avete visto, io ho uno spezzone di nylon, non di fluorocarbo, uno spezzone di 5 metri circa di nylon, anche quello dello 0,50, che viene fissato al Dyneema del mulinello e poi arriva alla girella col moschettone dove aggancio la lenza. Ecco, quello non ha importanza che sia in fluorocarbo quel pezzo lì, può essere realizzato anche con un comunissimo nylon, diametro 0,50. Diciamo che è una pesca abbastanza semplice, utilizzando le attrezzature giuste, e chiaramente la cosa più difficoltosa è trovare gli scogli, però non serve trovare lo scoglietto particolare che magari io ci possa avere trovato da anni. È una tecnica che si può fare in zone rocciose e anche zone, diciamo, non rocciose. Magari si catturano altri tipi di pesci, su una zona non rocciosa si va a catturare il gattuccio, la razza, il nasello, e mette su roccia, lì diciamo il discorso delle catture si amplia a un po' tutte le specie di predatori o pesci che stanno sul fondo come capponi, le mostelle. Diciamo, quando si esce a pesca con l'incico e soprattutto con l'incico ibrido come quello che avete visto oggi, qualcosa succede sempre. Abbiamo preso due morene grosse, una l'abbiamo strappata, ci ha tagliato il bracciolo. A me le morene non interessano, le libero, però c'è tante persone ad esempio che la morena l'apprezzano molto fritta, ma poi veramente nel corso degli anni ho agganciato di tutto con questa tecnica qui, da San Pietro, ho agganciato anche dei tonni in calata, delle palamite, e si realizza veramente prai, dentici, cernie, pesci persi che mi buttavano in mare. È una pesca veramente semplice come esecuzione, è alla portata di tutti e l'attrezzatura per farla non costa così tanto. E quella è una cosa a vantaggio di chi volesse approcciarsi a questo tipo di pesca. Ripeto, con le Brutal Peach sono canne che costano poco più di 100 euro, quindi magari un mulinello da abbinarci da altrettanto prezzo, e quindi con 200 euro uno si fa un'attrezzatura per andare a fare la pesca in cico, che poi può utilizzarla anche con esche morte, vive, e diciamo ci fa un po' tutto con questi tipi di canne. Ora guardiamo questo fantastico artificiale che si chiama Kirko Jig. I Kirko Jig sono realizzati nelle grammature da 150, 170, 200 e 250 grammi. Oggi ho utilizzato i 150 e 170 grammi, anche pescando a 80 metri di fondo. Però le grammature maggiori, i 200 e 250, si possono utilizzare quando andiamo su profondità maggiori, perché ci andiamo su profondità maggiori, soprattutto nella pesca degli occhioni. Anche al sud Italia i capponi le prendono a 150 metri, 180 metri. Ecco, si ha delle belle soddisfazioni anche a quelle profondità. Magari chiaramente invece di utilizzare un mulinello normale, utilizzeremo in quel caso un mulinellino elettrico che ci agevola nel salpaggio della lenza. Kirko Jig è realizzato in 4 tonalità. Vedete, questo che dà sul blu, poi c'è l'arancio, il verde e il grigio. Tutti però sono fosforescenti, così come tutti gli octopus che montano sono tutti fosforescenti. Hanno un potere attirante, oltre che al rumore che li facciamo fare sul fondo, alzando e abbassandolo, quindi battendo sul fondo, hanno un potere attirante perché sono veramente una fonte luminosa quando sono in acqua, e quindi attirano il predatore che ci trova, chi trova poi le striscioline di calamaro o altre esche simili, e quindi l'attrazione diventa massima, e quindi il nostro pesce non può far meno di abboccare a questo accessorio particolare che gli arriva nel suo ambiente. Amici Italia Fish TV di Tubertini, oggi ho passato una giornata fantastica in mare. Oggi è il primo giorno di primavera, è il 21 marzo, e dall'inizio dell'anno sono state veramente poche le uscite
che ho potuto realizzare, sia per impegni ma soprattutto per il maltempo. Oggi vi ho fatto vedere una tecnica nuova, spero che vi sia utile nelle vostre zone per poter fare delle belle catture. Io ho fatto una giornata piacevole, ero a lavorare, diciamo, però ragazzi, guardatevi, 6 stupendi capponi. A me il pesce, uno dei pesci che piace più di tutti, a me e alla mia famiglia. Quindi c'è festa grossa, 2 o 3 ce le mangiamo fra un paio di giorni e 2 o 3 vanno a finire nel congelatore e poi ogni tanto se ne tira fuori uno alla volta e ce lo succhielliamo. Io vi saluto da Marco Volpi e da Livorno, saluto a tutti voi e spero veramente che mettiate in pratica questo tipo di pesca. Semplice ragazzi, semplice. Ciao a tutti da Marco e da Capponi.